è un passaggio a tutti. È un capello di sangue. Forse era presente nel posto. A parlare è uno degli esponenti di spicco dei 39 uomini legati all'Ndrangheta finiti in manette grazie all'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Gli arresti sono stati eseguiti oltre che nelle province di Reggio, nella zona della Locride in particolare, anche a Vibo Valentia, Cosenza e Como. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione. In particolare gli arrestati viziavano gli appalti pubblici con le loro attività economiche nel settore edilizio e anche la vita politica delle zone di influenza, ad esempio condizionando il voto per l'elezione del presidente della comunità montana Spromonte Orientale non indagato. L'indagine ha anche permesso di scoprire un'articolazione all'interno della struttura dell'Ndrangheta finora sconosciuta. Si tratta della corona che riunisce le ndrine di località meno importanti, più piccole.